Cioè, sembra normalità, quella domenica che stai lì, non sai che fare, ma alla fine sei triste. Qualcuno mi ha mai incontrato che cammino così? Se mi vedete così, abbattetemi. Quanto durano le emozioni? Questa università ha fatto uno studio per cui, non so se riuscite a vederlo da lontano, la tristezza è l'emozione che dura di più. L'odio 60, la gioia 35. La disperazione 24 insieme all'ansia delusione, gentilezza 15. Qui in basso, vergogna, disgusto, umiliazione, sorpresa, irritazione, tutta sta roba qua a poche ore. Mezz'ora, un'ora, 2 ore, lo stress 2 ore, la colpa 3 ore e mezzo, sollievo, la gelosia 15 ore. Che cosa ci dimostra questo? Che se io ho un trauma di un certo tipo, ricevo, ovviamente provo delle emozioni. Ma com'è possibile che qua, guardate, no? Colpa 3 ore e mezzo. È sbagliato sta roba qua, perché in senso di colpa, dicevo, io ce l'ho da 10 anni. Andiamo bene, proprio bene. Dice, è rotto questo strumento che c'aveva l'università, è rotto. Perché qua ci stanno 3 ore e ci sono persone che hanno 3 anni, 10 anni, 20 anni, tutta la vita il senso di colpa? A parte che qua quando nasciamo abbiamo già il peccato originale, ce lo portiamo. Quello originale poi, neanche una copia. Quello originale. Come mai il senso di colpa da 3 ore ci sono persone che ce l'hanno? Perché lo rivive? Perché ripensandoci, 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 tu non crei più un'emozione, ma crei un programma. Cioè tu crei una, tra virgolette, una credenza che diventa uno stato, un essere, fa parte dell'identità. Io sono un peccaminoso. No, io sono un fetente. No, ho tradito una volta quella persona, mi sento in colpa e quindi mi sento un traditore. Hai sbagliato? Sì, hai sbagliato. Basta. Se hai fumato 5 anni non vuol dire che devi essere fumatore per tutta la vita. Ci siete? Quindi partiamo dal presupposto che le emozioni avrebbero una loro durata. La tristezza, invece, che è una bastarda, è quella che ti fa poi andare in depressione, ti molla. Cioè, guardate che rapporto, 100, voi dovete vedere il rapporto 120-60. Cioè, l'odio e la tristezza sta al doppio. Perché dovete ragionare sulla tristezza? Perché la tristezza neanche a volte la vedi. A volte la tristezza sembra un po' apatia. No, vabbè, dai. Sei felice? No. Come se fosse uno stato di quiete, invece sei triste. Qualcuno la scambia per normalità. Cioè, sembra normalità quella domenica che stai lì, non sai che fare, ma alla fine sei triste. Perché una persona che non è triste non sta lì così, non cammina così. Ah, che fai? Che faccio? Boh, mamma mia, ho giornata di merda. Come fai a dire che quella è normalità? C'è chi che vive così, che hanno momenti rarissimi di gioia. Io non vivo più così. Ho vissuto dei momenti quando ero piccolo da solo in quella stanzetta. Che mi ricordano, mi ricordo un po' di quella roba là, ma oggi ce l'ho più. Al massimo posso alternare un po' di gioia a un'incazzatura. Quello sì. Quello sì. No? Momento di frustrazione con l'entusiasmo. Quello sì, ci può stare, non è che sto sempre a palla, ma di sicuro non sto così. Qualcuno mi ha mai incontrato che cammino così? Mai. Se mi vedete così, abbattetemi. Ok? Allora, possiamo fare 3 cose con le nostre emozioni, soprattutto quando parliamo di emozioni che ci danno della negatività, come la paura, la rabbia, no? Quindi quella felicità, ok, ottimo. Uno, possiamo aspettare che scemino, quindi mi arrabbio, io vabbè, aspetto che mi calmo. Posso trovare il modo per scaricare quella rabbia, quindi che ne so, ammazzo la mia ex. Ok, qualcuno ragiona così. Oppure quello che è importante fare, che ho imparato a fare e che vi voglio insegnare a fare, ovvero sfruttarle per raggiungere i nostri obiettivi, in questo caso i tuoi obiettivi. Mi spiego meglio. Perdi una persona cara, o ti lascia una persona cara, o manchi un obiettivo, o ti succedono una serie di cose tipo ti va l'agriturismo all'asta, o non lo so, tuo marito ti tradisce o tua moglie ti tradisce.
Che emozioni provi? Giusto? Non dico che prendi la lupara, ma sei arrabbiato. Lì che puoi fare? O aspetti che scemino quell'emozione che scende, dici vabbè, che faccio? Vado a fare una birretta con gli amici. O puoi fare, mi prendo due goccette. Oppure mi ricordo, non so se lo fa ancora, Angela si metteva a dormire. Ti ricordi? Quando è che si straniava, si metteva a dormire. Io, per dire, focoso come sono, se mi incazzo spacco un mobile. Io spaccavo le cose, tiravo i cellulari come se niente fosse. Veramente, danni proprio, che è la mia, quello fa parte del carattere di una persona. Quindi posso aspettare che scemino, oppure trovare il modo per scaricarle. Come? Ma posso andare a spendere un po' di soldi, posso andare agli slot, c'è cioè chi va agli slot a giocare alle slot, c'è cioè chi va a donnacce o a gigolò, c'è cioè chi si droga, chi beve alcol e si ubriaca, chi si va a fare una vacanza, giusto? Oppure chi se la prende con gli altri. Lo sapete che c'è gente che allo stadio veramente non va a vedere la partita? Dice, che va a fare? Va a scaricare la frustrazione che ha accumulato durante la settimana, picchiando poliziotti o gente che non c'entra niente. Che si trova lì invece? Alcuni stanno lì proprio per fare a cazzotti e quindi si incontrano. Due coglioni praticamente. E dall'altra parte invece ci sono persone per bene che vanno a vedere la partita e prendono magari un cazzotto, una botta in testa, una bottigliata. Perché? Perché quello non sa gestire le sue emozioni. Perché la sua famiglia non gli ha dato la giusta direzione, non c'era nessuno tra i suoi amici che aveva una buona direzione o che gli desse formazione, un buon esempio, e probabilmente si è ritrovato con le persone sbagliate. E lo sai che trovarsi con le persone sbagliate fa fare cose a volte che tu non faresti, il famoso branco, no? Che arrivano a violentare una ragazza, magari quel ragazzo da solo non l'avrebbe mai fatto. Dice, però l'ha fatto con gli altri, è colpevole? Sicuro che è colpevole. Ma in questo caso le circostanze ti hanno portato a fare una cosa che da solo non avresti fatto. Allora il gruppo va sfruttato, ma per fare le cose belle che da solo non avresti fatto. Quindi trovarti un team, trovarti un gruppo di pari, un partner, per fare una roba che magari da solo non avresti avuto il coraggio di fare. Investire su di te nella realizzazione di un bar, di un ristorante, una tua attività, fare il networker, non lo so. Ci sei? Mi segui? Ci siete laggiù?